spettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo nella sede di ITS Academy Tecnologia e Made in Italy nelle Marche, che ha organizzato il suo primo Open Day a Fano per presentare agli studenti il suo rinnovato corso di alta formazione per super tecnici esperti in smart robotics, digitalizzazione aziendale e progettazione 3D. Un'importante occasione per i giovani usciti dalle scuole superiori e non solo, per un confronto con imprenditori, ex studenti e reclutatori su programmi di studio e opportunità di carriera. Consigliere, l'importanza di un corso come questo per una realtà come quella fanese? Questo corso è importante perché coniuga le esigenze e le necessità delle aziende locali che cercano personale qualificato e la disponibilità di risorse giovani che senza questa possibilità avrebbero difficoltà a trovare lavoro. Quindi è una possibilità per questi ragazzi di conoscere e avere delle competenze necessarie per trovare lavoro, perché il lavoro delle aziende moderne è un lavoro che richiede delle conoscenze che spesso le scuole non possono dare. Si è visto che con questi corsi 9 studenti su 10 trovano subito il lavoro. Certo, io ho avuto modo di conoscere come opera ITS ed sta lavorando e lavora in modo molto professionale, perché oltre a dare le competenze è in grado alla fine del corso di coinvolgere i giovani con degli stage presso le aziende che locali. Ho visto che questi giovani vengono inseriti, vengono coinvolti a tutti i livelli, sia a livello tecnico che a livello di risorse umane, perché l'obiettivo di questo corso non è solamente dare una formazione tecnica, ma è anche dare un lavoro a questi ragazzi, e questo è molto importante perché consente loro di realizzarsi e quindi di avere delle motivazioni per la loro vita. Quindi c'è anche un binomio tra formazione e allo stesso tempo esperienza sul campo. Sì, e questo è fondamentale perché grazie a questi ITS e alla disponibilità di laboratori di robotica, questi ragazzi, oltre ad avere delle idee e delle idee progettuali, possono realizzarle sul campo, e questa è una grande soddisfazione e una grande motivazione per poter partecipare. Come rispondono i giovani a questi corsi? Allora, io ho avuto modo di conoscere alcuni ragazzi che hanno frequentato questi corsi e hanno trovato lavoro, sono rimasti molto soddisfatti perché sono seguiti, e soprattutto una cosa fondamentale per questa tipologia di lavoro è quella di imparare a lavorare in gruppo. Quindi è una cosa che coinvolgente e che aiuta i ragazzi ad inserirsi nei contesti sociali. Questo tipo di lavoro deve coniugare anche la loro passione, ma anche il fatto che hanno delle responsabilità, perché è un lavoro che richiede studio. Ho detto che devono studiare perché lo studio è fondamentale, ma anche la possibilità di poter mettere in pratica le loro idee e quindi avere la possibilità di crescere anche professionalmente, che è importante. Dicevo che comunque sono molte richieste queste figure professionali esperte in tecnologie futuristiche. Sì, certo, sono molto richieste perché sta cambiando il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro da un lavoro manuale sta diventando un lavoro automatizzato. Questo perché grazie all'automazione è possibile ridurre i costi e quindi rendere le imprese locali più competitive sia a livello nazionale, europeo che mondiale. E questa è una caratteristica delle aziende fanesi. Abbiamo degli esempi di aziende molto dinamiche che comunque, per andare avanti e per essere più competitive ancora, hanno bisogno di queste risorse. Ci racconti la sua esperienza. Grazie a questo corso è riuscito a trovare due lavori nel giro di poco tempo. Sì, a seguito del diploma da tecnico superiore e a seguito anche dello stage svolto durante appunto il corso, sono riuscito a trovare subito un'occupazione che mi ha fornito una preparazione anche
per i successivi lavori, anche sullo sviluppo delle competenze trasversali, anche per quanto riguarda il lavorare in team con colleghi e tutto anche in un'organizzazione. E a seguito di questo sono riuscito anche a trovare un'altra occupazione in breve tempo, sempre collegandomi al discorso di quanto svolto durante il corso ITS. Quindi, nonostante sia difficile comunque trovare lavoro, perché cercare lavoro è un lavoro, attraverso questo corso hai avuto la possibilità di trovarlo facilmente? Sì. In che modo? E sia attraverso colloqui, attraverso anche contatti con persone conosciute durante gli stage e anche durante il lavoro. Qual è la tua specializzazione? Progettazione. E che cosa fai adesso? E progettavo componenti per mobili. Passerò al settore ferro. ITS Academy, primo Open Day a Fano. Ce lo racconti e entriamo nei dettagli. Allora, l'Open Day è un momento molto importante perché gli ITS Academy sono delle strutture che si trovano tra il periodo di studio della scuola superiore, quindi della secondaria di secondo grado, e l'università, e sono ancora poco conosciute. Però il mondo imprenditoriale ha molte aspettative su questi corsi perché dalle nostre academy escono fuori i ragazzi che sono più ricercati dalle imprese del territorio, in particolare soprattutto sulle tematiche che sono le stesse aziende a definire. Quindi è molto importante questo Open Day, perché anche se i ragazzi ci hanno già scelto, hanno capito, intuito, ma qua vengono a scoprire poi in realtà come è strutturato un corso e quali sono gli sbocchi occupazionali. Raccontiamo ai nostri telespettatori anche che cosa significa l'acronimo ITS. Istituti Tecnici Superiori, e questo è un acronimo che ha creato sempre problemi perché la gente lo confonde con l'ITIS. Invece un istituto tecnico superiore significa che si fa alta formazione e si fa una formazione che è di livello 5 nel quadro europeo delle qualifiche. Per fare un esempio, un diploma di maturità è un livello 4, e per continuare dopo un ITS ci può essere, ad esempio, come è collegato anche con noi, un percorso triennale universitario che è un livello 6. Quindi noi ci troviamo esattamente a metà strada. L'obiettivo di ITS è creare questi corsi per istruire giovani usciti dalle scuole superiori per il mondo del lavoro. Sì, è come una scuola di perfezionamento. All'interno di un ITS c'è un paradigma diverso della formazione, cioè si fanno tante attività laboratoriali, è una formazione teorica che sfocia subito nella pratica e un qualcosa di concreto. È un qualcosa che è molto collegato proprio con la realtà produttiva. Quindi è questo il concetto che deve passare di più. Quanti sono i corsi di ITS in tutto il territorio? Allora, nelle Marche ne abbiamo veramente numerosi e sono sempre in crescita, ce ne sono più di 20. Nella provincia di Pesaro ci sono almeno 4, 5, 6 corsi. Diciamo, nello specifico settore nostro c'è ovviamente solo il nostro corso. Parliamo di questo specifico corso, come poter partecipare, a chi è rivolto? Allora, è rivolto a studenti diplomati. E la provenienza, a tutte le età, diciamo, non c'è limite di età. Non c'è limite di età, abbiamo degli allievi che hanno anche la mia età, io sono un ultra cinquantenne, per fare un esempio, e che tra l'altro si stanno anche rimettendo in gioco e che comunque si trovano bene in questo contesto. L'importante è comunque aver conseguito un diploma di maturità. Poi ci sono anche ragazzi che hanno una laurea triennale che vedono l'ITS come una scuola di perfezionamento, perché proprio in questo percorso si fanno quelle attività tecnico-pratiche che non si svolgono né all'università e neanche nella scuola superiore. E diciamo, sottolineiamo che è gratuito questo corso. I corsi ITS sono gratuiti, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal PNRR, e prevedono solamente una tassa di iscrizione, però diciamo il costo è irrisorio rispetto a quello che può essere un costo, come lo immaginiamo noi, di un percorso universitario qualunque. Qual è la risposta dei ragazzi?
Allora, la risposta dei ragazzi è buona, direi non buonissima, siamo qui a fare gli open day, comunicazione, interviste apposta, e io faccio sempre un esempio relativo ai numeri. Noi riusciamo a formare 20-25 studenti l'anno, la richiesta delle aziende a noi come ITS è di 100-150 persone ogni anno ed è in crescita. Quindi abbiamo un'enorme difficoltà a superare, a raggiungere questi numeri. Il vantaggio, se vogliamo, per gli studenti è che quando hanno terminato il percorso di studio veramente possono scegliere. Quindi si possono collocare nell'azienda che magari più interessante, più remunerativa, oppure dove magari riescono a dare sfogo alle loro capacità, alle loro abilità, alle loro passioni. Come convincere i telespettatori che ci stanno guardando a partecipare a questi corsi? Allora, io dico subito una cosa: le famiglie desiderano per i propri figli il conseguimento della laurea e vedono gli ITS come una serie B. In realtà non lo siamo, proprio perché da noi partecipano anche studenti laureati, quindi fare un percorso ITS è veramente un'alta specializzazione. E poi aggiungo un'altra cosa molto importante: noi siamo convenzionati con molte università, quindi iniziare un percorso ITS, raggiungere il quinto livello della EQF, del quadro europeo delle qualifiche, significa anche acquisire dei crediti e con pochi esami conseguire anche una laurea. Quindi si possono fare entrambe le cose, ma intanto si porta a casa una competenza molto forte, molto spendibile nel mondo del lavoro, cosa che non accade spesso con le università. ITS organizza questo corso per Fano, raccontiamolo ai nostri telespettatori. Sì, il nostro corso si intitola Smart Robotics, Digitalizzazione Aziendale, Progettazione 3D. È giunto alla sua sesta edizione, quindi inizierà a ottobre di quest'anno e terminerà a giugno 2026, quindi due anni composti da 1800 ore, di cui 1000 i ragazzi li passeranno in aula e 800 in stage. Delle 1000 in aula, non pensate a uno studio come può essere proveniente da una scuola normale, perché i docenti sono docenti universitari o provenienti addirittura dal mondo del lavoro, quindi sarà una docenza a livello pratico più che altro, non tanto anche sui libri di scuola, lo dico sempre, c'è anche da studiare. A chi è rivolto? È rivolto ai diplomati, quindi occorre un diploma per essere iscritto, ma non necessariamente essere disoccupato, quindi anche gli occupati possono accedere al corso. Il corso si effettua nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, solitamente dalle 4 a 5 ore, per cui la mattina possono proseguire il lavoro. Adecco e Synergy, che sono due agenzie per il lavoro che socie della Fondazione Recanati, che danno sostegno ai ragazzi durante tutto il percorso per colloquiarsi, diciamo, al meglio e formulare meglio il loro curriculum vitae per proporsi nelle aziende, ma il più delle volte non serve, perché sono le aziende a contattarci e chiederci i nominativi per poter assumere un ragazzo. Allora, immaginiamo che adesso ci sia un giovane telespettatore che ci sta guardando. Come spronarlo a trovare informazioni? Dove trovare informazioni su questi corsi? E spieghiamoglieli in parole semplici. Beh, c'è un sito www.its4.0.it dove la Fondazione Recanati ha esposto i corsi che vengono erogati nelle sue cinque sedi, quindi Ancona, Fano, Ascoli Piceno, Pesaro e Recanati. In queste cinque sedi ognuno fa dei corsi specialistici per quella zona in particolare, quindi se in una zona sono richiesti meccatronici verranno sviluppati dei corsi per la meccatronica, come è il caso di Fano. E quindi andando sul sito voi avrete le varie linguette, corsi, c'è tutto l'elenco, quindi potrete scegliere, vedere che materie vi interessano e poter anche partecipare agli open day che ve li raccontiamo, questi corsi. E che sono gratuiti, ricordiamo. Sono interamente gratuiti e non ci sono spese né per i libri né per
C'è soltanto, ci sono soltanto delle piccole tasse scolastiche, ma l'importo è talmente irrisorio che non si può dire che è gratuito, insomma. Ricordiamo ai nostri telespettatori dove poter trovare tutte le informazioni. www.its4.0.it. L'importanza per Adecco di partecipare a queste iniziative. Adecco è socia fondatrice dell'ITS, per cui per noi è importante essere qui presenti, soprattutto per quanto riguarda il supporto in ITS, nel percorso, ecco, con i ragazzi per ciò che riguarda l'apprendistato duale, quindi garantire loro una continuità lavorativa e un inserimento all'interno del mondo del lavoro con il nostro supporto, con l'analisi delle competenze. In che modo rispondono i ragazzi nel territorio? Positivamente, in quanto per quanto riguarda appunto la parte tecnica sono molto interessati, soprattutto adesso per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi con l'avviamento appunto del mercato, l'innovazione del mercato, i ragazzi si mostrano molto interessati a questa parte di intelligenza artificiale, proprio per per metterle in campo nel mondo del lavoro. Anche perché l'azienda, appunto il mondo del lavoro, cerca sempre di più queste figure. Assolutamente, ormai le aziende ricercano qualcuno che abbia le competenze tecniche proprio nella robotica, nell'intelligenza artificiale, quindi ecco, con ITS abbiamo questo incrocio di domande e offerta anche proprio per questo. E a proposito di intelligenza artificiale, di futurismo, diciamo, parliamo un po' di tutte queste tecnologie del futuro, oggi abbiamo parlato anche di virtuale, ci racconta? Certo, io ho avuto modo anche di provare in prima persona, ecco, l'esperienza della visione virtuale, ecco, proprio anche di intervenire a livello manuale, ecco, quindi una manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto, quindi agendo non direttamente in produzione, ma proprio grazie alla realtà virtuale, quindi all'intelligenza artificiale, agire. Siamo tutti white collar, ormai dicevamo prima, l'operaio comune e generico non è più presente all'interno del nostro mercato e non è ricercato, perché le aziende del territorio hanno bisogno di professionisti e i professionisti oggi agiscono dietro un computer, per cui è fortemente importante questo, soprattutto perché riusciamo a garantire una continuità e un'immediatezza nella risoluzione dei problemi. Il ruolo di Synergy nella giornata di oggi. Synergy è qui per promuovere il corso ITS e la robotica, perché crede fermamente, insomma, nella specializzazione e nella formazione a 360 gradi. Noi siamo un punto d'incontro in tutta Italia, ma in 18 paesi al mondo, per quanto riguarda la formazione, quindi le scuole e il mondo del lavoro. In Italia questo è ancora più importante, perché a differenza rispetto alle altre nazioni vediamo che c'è uno scollamento tra quello che è la scuola e il mondo del lavoro. Noi cerchiamo di facilitare il dialogo, di connettere i ragazzi stessi al mondo del lavoro e a tutto ciò che ne concerne, quindi far capire quello che è un inserimento lavorativo, fare il curriculum, un colloquio. Cerchiamo di farlo perché vediamo che i ragazzi hanno sicuramente molte capacità, e queste capacità devono essere incanalate, e cerchiamo noi di essere quel canale che li può portare ad essere dei professionisti nel mondo del lavoro. Tra l'altro prima ha detto una cosa molto interessante, ha parlato del fatto che l'azienda cerca molto più le qualità individuali dell'essere umano rispetto alle sue competenze, ci spieghi? Esatto, questa non è una cosa banale, anche perché noi la tocchiamo concretamente tutti i giorni e tutte le volte che parliamo con un dirigente o con il titolare dell'azienda stessa. L'importanza delle, le chiamiamo soft skills, le soft skills sono le attitudini personali, quindi sono quelle capacità che uno ha in maniera, possiamo definire, innata. Per esempio, le più richieste sono, anzi, le domande che vi fanno i titolari delle aziende sono: questa persona riesce, insomma, come riesce a stare in pubblico o come riesce a stare in un team, poi dipende ovviamente dalle mansioni,
È una persona proattiva, è una persona che appena si presenta un problema corre a chiedere la soluzione o si impegna con le sue capacità, seppur limitate, a risolverlo. Questo è il famoso problem solving. Che sembra insomma una cosa banale, ma in realtà l'azienda tiene sempre un occhio di riguardo per queste cose, vede tutto e insomma saper mostrare problem solving, empatia, pensiero critico, capacità decisionale, saper mostrare queste cose, più che essere esperti in quello che viene richiesto, perché tanto la capacità tecnica si impara. Quindi piano piano insomma le aziende sono pazienti, aspettano, e quindi le soft skills sono fondamentali e sono super richieste da tutte le aziende, dalla più piccola alla più grande, e cerchiamo noi di rendere consapevoli i ragazzi e le ragazze di quelle che sono le loro attitudini personali e come saperle utilizzare e gestire nel mondo del lavoro. A chi è rivolto soprattutto questo corso, questi corsi? In realtà a tutti, non ci sono limiti d'età, come hanno ben spiegato chiaramente i relatori precedentemente. E di fatto è un percorso diverso, un percorso che non si conosce, e siamo qua anche per poterlo nelle nostre realtà quotidiane, quindi lavoro in agenzia, per poter presentarlo ai ragazzi, perché spesso incontriamo ragazzi giovani, neodiplomati, che per motivazioni personali, perché non sanno che c'è questa possibilità, si precludono invece un percorso diverso, interessante, e soprattutto, sottolineiamolo, che mette in relazione il percorso formativo con quello lavorativo. È un trade union principale e veramente fondamentale. ITS è presente nel territorio da tanti anni. Quali tipologie di persone hanno risposto a queste iniziative? Beh, sicuramente ragazzi neodiplomati, appunto, quindi appena usciti dal percorso scolastico, ma abbiamo avuto modo di incontrare anche persone più grandi, sicuramente con magari attività precedenti lavorative alle spalle, che però magari per eventi personali o situazioni comunque dettate da crisi che purtroppo ha colpito un po' il mondo del lavoro, si volevano reinventare, volevano avere una possibilità, e questo sicuramente l'ITS lo permette, quindi bisogna sponsorizzarli e farli conoscere il più possibile a tutti. Tra l'altro abbiamo già detto e ripetiamo che 9 ragazzi su 10 trovano il lavoro dopo questi corsi. Ma a volte anche prima, in questo caso noi come agenzia Synergy, anche grazie diciamo al supporto che diamo a ITS, possiamo mettere in relazione ragazzi con aziende che permettano loro di fare degli stage che poi sono veramente il passaggio a attività lavorative, chiaramente dettate da contratti anche più corposi, quindi assolutamente sì. Si è appena concluso l'Open Day organizzato da ITS, dalla loro sede qui in via Campanella è tutto, grazie per essere stati con noi.